Il Panathlon Club di Latina, presieduto da Massimo Zichi, ha festeggiato a Sabaudia la ricorrenza dei 50 anni della disputa delle Olimpiadi di Roma del 1960. Abbiamo voluto organizzare questo evento a Sabaudia per la eccellenza che Sabaudia rappresenta nello sport della provincia. In tutte le graduatorie nazionali ritroviamo la provincia di Latina ai primissimi posti negli sport del remo, segnatamente canoa e canottaggio, in virtù dei centri sportivi che operano a Sabaudia della Guardia di Finanza, delle Fiamme Oro e della Marina. La manifestazione comincia con una mostra fotografica allestita all'interno del Teatro della Guardia di Finanza. È un momento molto bello e sono soddisfatto che sia stato il Club di Latina a prendere questa iniziativa. La partecipazione del Panathlon a una rievocazione sportiva di quel livello che è stato qualcosa di fantastico, di fenomenale, e speriamo di poterlo ripetere fra qualche anno. Quello è l'augurio che ci abbiamo tutti quanti. Comunque questa è una manifestazione, ritengo che sia ben intonata sulle celebrazioni del cinquantennale delle Olimpiadi. Immagini rare, prime pagine di giornali, fotografie in bianco e nero, medaglie, il rapporto appena iniziato con il mondo dei disabili. Un anno importantissimo perché è coronato quell'anno non si chiamavano Paralimpiadi ma i giochi di Stock Mandeville in Italia. Fu il primo evento internazionale importantissimo a seguito di un evento che si teneva a Stock Mandeville per volontà di un dottore che era il dottor Gutmann, che dopo la guerra ha scoperto che l'attività sportiva era di beneficio sia da un punto di vista fisico che psicologico per atleti disabili, e da lì, dal 45 in poi, fini per 15 anni ha lavorato all'interno della propria nazione, quindi dell'Inghilterra, e organizzava ogni anno questo evento. Quell'anno, in concomitanza con le Olimpiadi di Roma, è stato deciso di ospitare i giochi di Stock Mandeville a Roma, e quindi da lì diciamo che è stato consacrato il primo evento paralimpico della storia. La mostra è semplice, spartana quasi, ma ogni foto, titolo di giornale, induce a pensare e a chiedere come fosse allora, quale fosse l'entusiasmo, come ha vissuto i giochi la popolazione, con che occhi la gente ha visto i campioni. La popolazione fu coinvolta in maniera entusiastica. Basta vedere i filmati sul passaggio della fiaccola da Siracusa a Roma, un paese che cercava il riscatto, che cercava di risalire la china dopo le profonde ferite della guerra mondiale. Era un momento veramente particolare della vita sociale del nostro paese. La guerra era appena finita e ancora i traumi, le ferite della guerra ancora erano evidenti, però secondo me fu un atto coraggioso, che lo sport riuscì praticamente a togliere tutte le barriere che esistevano, e ritengo che veramente sia stata la prima vera Olimpiade moderna. È un paese che sta rinascendo dalle proprie ceneri, l'Italia degli anni 60, e mostra al mondo intero di essere capace di organizzare la grande Olimpiade. Agosto 1960. 5.000 atleti di tutto il mondo compiono sulle sponde del Tevere gli ultimi passi della lunga strada che li ha condotti alle Olimpiadi di Roma. Solo 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Roma ripete un messaggio arrivato dall'antichità. 2.500 anni fa, Pindaro disse: «Abbiano tregua gli affanni e le lotte.
affinché i giovani si affrontino nelle pacifiche contese dei giochi. Ricordo alcuni episodi come quello dell'abbraccio tra atleti americani ed iraniani dopo una partita di calcio ai mondiali di 8 anni fa, come la unione delle due Germanie che hanno partecipato unite in piena guerra fredda alle Olimpiadi di Roma, e un episodio analogo accadde successivamente con le due Coree. L'Olimpiade di Roma è moderna perché rompe una barriera, ospita atleti disabili, un movimento sportivo che inizia con Roma per non fermarsi più. Il 60, un'Olimpiade in bianco e nero, come diceva il presidente Pancalli, perché ovviamente vecchie immagini, pochi atleti e poche nazioni. Siamo arrivati invece alle Paralimpiadi con un evento eccezionale. In 50 anni siamo riusciti a avere un evento che mette in campo migliaia di atleti e centinaia di nazioni, quindi è stato fatto veramente. Adesso le Paralimpiadi per noi sono veramente a colori, un evento eccezionale. Nella seconda giornata della manifestazione, il Panathlon Latina proietta per i partecipanti un documentario sulla 17ª Olimpiade. Al Pireo, il porto di Atene, la fiaccola viene imbarcata sull'Amerigo Vespucci. Una nave gonfia di vele come la nave di Ulisse. Risale le antiche contrade della Magna Grecia. La fiaccola entra nel Lazio, supera il promontorio del Circeo, ripercorre la favolosa strada di Enea. Il presidente del comitato organizzatore, Giulio Andreotti, pronuncia l'allocuzione di rito. Oggi veramente rappresentato il mondo intero. Stile di Dennerlein, potenza che sconvolge l'acqua. Da questo momento, nella vasca di ritorno, inizia la sua rimonta. Il sovietico alla sua sinistra è raggiunto. Dennerlein contrasta il primo posto al giapponese. Con quattro bracciate lo raggiunge. Lo supera. È primo nella frazione. Sulla strada della vittoria, la squadra azzurra raggiunse avversari partiti prima e li rimorchiò come naufraghi. E dopo 2 ore e 14 primi di corsa, irruppe sul traguardo, accompagnata da una scorta d'onore di belgi e spagnoli. I suoi incontri hanno rievocato antichi duelli il cui esito è in un colpo solo. Ma nello spareggio finale, Delfino assale Jay per tutta la pedana. I 6 minuti regolamentari gli sono sufficienti per batterlo. Delfino ha 39 anni. Non v'è incertezza per quanto riguarda il successo del triestino Giovanni Benvenuti, il welter che riesce a dimostrare come il pugilato sia effettivamente una nobile arte. Ci vuole un medagliere solo per la squadra italiana. Una medaglia di bronzo per Saraudi, 3 d'argento per Zamparini, Lo Popolo e Bossi, 3 d'oro per Musso, Benvenuti e De Piccoli. In calottina nera presenta la squadra più giovane dell'Olimpiade, un congegno che l'istruttore Zogliomi ha sapientemente montato. La squadra italiana è sempre all'attacco, gli ungheresi sono costretti a commettere più di un fallo per arginare l'offensiva. Infine l'arbitro punisce con un tiro libero i magiari. Tira Bardi, rete e il pareggio. L'Italia termina imbattuta davanti all'Unione Sovietica e all'Ungheria. A 50 metri dall'arrivo inizia la rimonta di Kaufmann. Davis tiene, il
triple e le precede sul filo di lana. Kaufman si abbatte al suolo. Poi Otis Davis apprende che il suo tempo 44.9 costituisce il nuovo record mondiale. Anche Kaufman viene accreditato di 44.9. Nella finale la Leone e la Rudolph si ritrovano. È un pomeriggio ventoso. Vilma Rudolph corre più forte del vento. Vince in 11 secondi, un risultato incredibile che a causa delle condizioni atmosferiche non viene omologato. Si prepara la pista per la finale dei 200 femminili. Nuovo record mondiale e olimpico. Tra eliminatorie e finali, la Rudolph disputa 9 gare in 9 giorni. In ognuna è in testa dal primo metro all'ultimo. Vilma Rudolph si gode senza riserve la sua felicità, compenso di un destino che finalmente ha voluto essere benigno con lei. Fino a 7 anni, 17esima di 19 fratelli, Vilma non poté camminare. Fino ad 11 dovette aiutarsi con le stampelle prima di esprimere per le praterie del Tennessee e negli stadi la sua gioia di vivere. I due componenti il tandem italiano, Sergio Bianchetto e Giuseppe Beghetto, incontrano in finale la coppia tedesca. Bianchetto e Beghetto sono i più coraggiosi, i più veloci. Entrano per primi nell'ultima curva, respingono l'attacco dei tedeschi, sono nettamente primi. Eccoli all'ultima prova. Gagliardoni parte in testa, Sterks lo pedina. Il belga scatta all'interno, è primo all'ingresso dell'ultima curva. Gagliardoni tenta di passarlo all'esterno, è incredibile! Ci riesce! Questa è la seconda medaglia d'oro di Gagliardoni. Verruti è timido, ma con l'ostinazione di chi ha fede in sé. Vince il suo quarto di finale in 20 secondi e 8 decimi. Potrebbe ottenere un tempo migliore, ma è primo e non forza. Nella semifinale ha di fronte due statunitensi, Norton e Johnson. Non ha uguali nel passaggio della curva. Quasi per lui la forza centrifuga non esistesse. Lo stupendo equilibrio gli consente di sconfiggerla. Quando esce dalla curva, Verruti è chiaramente primo. C'è il rituale che precede l'ultima prova. L'unico ad essere calmo è Livio Verruti, che fa gli onori di casa, dovere di ospitalità che gli compete, ai suoi rivali, preoccupati per la prova imminente. È il momento della verità. Verruti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Per due volte nello spazio di due ore, Verruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Come si chiamerà quest'etiope? Tutti sanno che nessuno può correre la maratona in un tempo inferiore a quello di Zatopek. La straordinaria umanità della maratona. Bianchi, gialli e neri si lanciano sulla strada come se l'arrivo fosse lì, invece che a 42 km e 195 metri. Conchili sono in testa all'irlandese Messit, il belga Van der Driesche, i marocchini Radi e Saudi. E c'è lo sconosciuto etiope di prima. Si chiama Abebe Bikila e scalzo.
Poi restano in quattro: Chili, Van der Grieche, Radi e l'Etiope. Al 20° chilometro in testa sono rimasti in due. Il primo è un riconosciuto campione podista. Il secondo è proprio lui, Abebe Bikila. In Africa è l'ora della beverata, delle gazzelle e dei leoni. Radi e Abebe entrano nella notte, ma per loro si illuminano le porte di Roma. Si infilano in una tremula galleria di fuoco. La maratona scorre per l'Appia Antica. Verso il 30° chilometro Abebe Bikila va in testa, impone il suo ritmo. Implacabile è il moto regolare dei suoi piedi. Manca 1 chilometro al traguardo. Domenica pomeriggio a Sabaudia la gente aspetta in riva al lago. Aspettano anche i tedofori di allora. Come allora? La Fiaccola entra nel Lazio, supera il promontorio del Circeo, ripercorre la favolosa strada di Enea. Si accende di nuovo la fiaccola olimpica come 50 anni fa e si corre per le strade di Sabaudia mentre la gente applaude. Il dubbio che Francesco Passi è stato campione mondiale anche il 23 del 400. Soprattutto abbiamo voluto veicolare verso i giovani un messaggio autentico dello sport, un messaggio sui valori che lo sport sa trasmettere. Lo sport, dice Nelson Mandela, sa cambiare il mondo. Lo sport sa trasmettere dei grandi valori, il valore dell'amicizia, della solidarietà. La vita è fatta anche di sogni. Il nostro sogno è quello che lo sport effettivamente si riconduca a quei valori che sono importanti, che sono più che, prima ancora che valori civili, che valori sportivi sono valori civili, valori sociali. In piazza a Sabaudia il Panathlon premia olimpionici di ieri e quelli di oggi che si preparano per la prossima Olimpiade. Una città che ha ospitato le Olimpiadi, ha detto il presidente del CIO Rogge, resta sempre una città olimpica e quindi con tutti i valori che le Olimpiadi sanno trasmettere. Per Londra 2012 ai ragazzi che parteciperanno? Di partecipare con spirito agonistico nel rispetto assoluto delle regole, questo è vero fair play. I piccoli atleti sotto il palco sognano forse le Olimpiadi del 2020, possibilmente come 50 anni fa a Roma. Esprimiamo anche l'auspicio che si possano avere le Olimpiadi del 2020. Roma potrebbe dare di nuovo un impulso al nostro paese, un impulso di entusiasmo e di valori.